Buongiorno a tutti, partiamo dall'emergenza abitativa, sappiamo tutto uno dei grandi drammi della nostra città. Sapete anche che il Comune spesso in questi anni, in questi decenni, si è avvalso di strutture parallele, non solo il proprio patrimonio immobiliare, ma utilizzando per esempio delle soluzioni temporanee molto tra virgolette, come residence ma anche bungalow. Quindi residence che il Comune affitta da un privato a circa 2.000, 2.500, anche 3.000 euro per un singolo appartamento anche fatiscente in periferia e che poi dà alle famiglie che ne hanno bisogno. Idente il bungalow, si arriva addirittura alla cifra scontata di 1.200 euro al mese che il Comune paga per un bungalow che generalmente sul mercato è a 300 euro al mese che poi viene dato alle famiglie bisognose. Cosa accade in questi giorni? Dov'è la novità? E che vediamo questa manovra di bilancio una cifra di 13 milioni di euro per la proroga dei contratti ad alcuni di questi soggetti, a tutti i soggetti che si occupano di soluzioni temporanee dell'abitare. Allora, cosa è accaduto? Torniamo per un momento al 30 ottobre 2014, un mese prima di Mafia Capitale. Gli uffici del Campidoglio correttamente sottopongono alla politica, in particolare l'assessore al bilancio e a tutta la giunta, un documento, una delibera estremamente importante. È il momento di voltare pagina, dismissione graduale dei residence e basta affidamenti diretti sempre ai soliti noti. Ma una gara, ecco, una bella eccezione, finalmente una gara. Arrivano con un po' di ritardo perché siamo nel 2014, ma come si dice, meglio tardi che mai. Quindi 30 ottobre 2014 viene prodotto ufficialmente questo documento. Un mese dopo scoppia Mafia Capitale. Effettivamente dimostra questo, dimostra appunto un sistema basato sugli affidamenti diretti a chi? Cooperative rosse, cooperative bianche e alla serie di imprenditori. A questo punto, il 30 dicembre 2014, quindi Mafia Capitale è già nota, abbiamo tutti letto l'ordinanza, compreso il sindaco e la sua giunta, e c'è il momento di tradurre quella delibera e di approvarla e quindi di smettere i residence e introdurre il buono casa e fare una gara. Cosa accade quel 30 dicembre? Qualcosa di incredibile. La delibera entra, e la delibera entra durante, nella seduta di giunta in un modo, ma esce con una piccolissima variazione che di fatto annulla la depotenza. Non c'è la copertura finanziaria, non vengono messi soldi e quindi di fatto questo provoca una proroga immediata di tutti i contratti per i residence, i bungalow, per tutte le altre soluzioni che noi paghiamo a carissimo prezzo. Ecco perché in questi giorni abbiamo questa cifra dei 13 milioni di euro in più. Un vero e proprio regalo dopo Mafia Capitale. Un vero regalo da parte di Marino e da parte della sua giunta che all'unanimità ha votato questo provvedimento senza copertura finanziaria. Un vero regalo ai soggetti coinvolti direttamente, in alcuni casi indirettamente, nell'inchiesta Mafia Capitale. Ecco, a proposito di cifre e di maggiori spese, lascio la parola alla collega consigliera Arancia. Grazie. Continuando un po' nel solco di quanto abbiamo appena ascoltato, vediamo che l'ambito sociale è quello più colpito da questo genere di affidamenti. Ossia, noi abbiamo assistito a una giunta che dopo Mafia Capitale, quindi dopo che il 2 dicembre è esplosa questa indagine, è scoppiata, è detonata questa bomba, ha dichiarato che avrebbe cambiato tutto. Non so quanti di noi o di voi ci abbiano creduto, tanto sta che le carte parlano chiaro. Non esiste alcun dopo Mafia Capitale. Sul sociale, noi vediamo che sono andati in proroga tutti gli stessi servizi che già erano in essere e in affidamento prima di Mafia Capitale. In 8 mesi non sono stati in grado di procedere all'emanazione di un bando. Allora vediamo che per esempio con questo bilancio di variazione è stato assegnato 1 milione di euro per i centri di accoglienza immigrati. Se ben vi ricordate, e sicuramente ve lo ricordate, il tema dell'accoglienza dei migranti è al centro della vicenda Mafia Capitale perché ha mostrato come queste cooperative di fatto lucrassero sulla pelle delle persone, un tanto
al chilo, permettetemi l'espressione. E che cosa fa questa giunta? Invece di dare un colpo di spugna, come almeno aveva dichiarato, invece di emanare un bando per iniziare a cambiare modalità di affidamento e far entrare quindi forze pulite, forze nuove all'interno di questo sistema, di fatto proroga tutti gli affidamenti di sé. Qui non c'è scritto quali centri sono stati prorogati e quali associazioni hanno ricevuto ancora finanziamenti. C'è scritto una semplice voce: centri accoglienza e migranti, 1 milione di euro. Ovviamente stiamo facendo accesso agli atti per capire esattamente il perimetro di questo scempio. E ancora 950.000 euro per servizi ai Rom, Sinti e Camminanti. Ma perché? Nel bilancio di previsione del 2015 non sapevamo che avremmo dovuto affidare o meglio erogare servizi ai centri Rom, Sinti e Camminanti, non sapevamo che i campi Rom avrebbero avuto bisogno di servizi. Quindi nella migliore delle ipotesi il previsionale 2015 è stato completamente sballato. Nella peggiore stiamo continuando ad affidare in proroga magari anche ulteriori servizi. E poi un'altra voce piuttosto interessante, benché non pesantissima: 300 milioni per l'emergenza freddo. Attenzione, perché Roma 300 mila euro per l'emergenza freddo. Attenzione, perché il tema dell'emergenza a Roma è il modo con il quale si procede di affidamento diretto in affidamento diretto. Ora tutti sappiamo che durante l'estate farà caldo e prevedibilmente durante l'inverno farà freddo, quindi per i senza tetto l'inverno è un momento assai difficile che occorre gestire nel migliore dei modi, come anche durante i mesi più caldi occorrerà gestire il caldo soprattutto per le persone più fragili. Ebbene, ogni anno Roma inventa l'emergenza caldo e l'emergenza freddo per evitare i bandi e continuare ad affidare in maniera diretta, quindi senza gara, servizi per gestire queste emergenze che sono ricorrenti, annuali, prevedibili e che quindi di fatto di emergenza non hanno nulla. Quello che evidenziano queste carte è che non c'è affatto un prima mafia capitale e un dopo mafia capitale. Stanno continuando in perfetta continuità con quello che accadeva prima. Passo adesso la parola al consigliere. Sì, buongiorno a tutti. I miei colleghi hanno appunto evidenziato alcune spese che erano e sono purtroppo strettamente connesse con mafia capitale. Io vi illustrerò delle spese che non sono riconducibili almeno al momento direttamente con mafia capitale, ma sono sicuramente anomale, perché come si diceva prima, il sindaco Marino si è vantato di aver fatto un bilancio previsionale, di essere stato il primo comunitario a fare il bilancio previsionale, ma se poi ha messo nell'assestamento di bilancio determinate voci, vuol dire o che tu non sei stato capace di fare il bilancio previsionale, oppure appunto, come si diceva, ci sono delle voci che destano qualche sospetto. Tra questo la gara per il call center di Roma Capitale. Molti di voi ricorderanno quello che è successo lo scorso anno: la gara è stata vinta con un ribasso del 30%, quando le altre gare sono state vinte con un ribasso del 10%, quindi una cifra sicuramente che desta qualche punto interrogativo. Ed oggi nell'assestamento di bilancio scopriamo che al vincitore dell'appalto sono stati dati 700 euro, quindi quasi come a rientrare del ribasso con cui aveva vinto la gara. C'è poi una cifra scandalosa, che sono i 3 milioni di euro di affitto degli uffici capitolini. Questi uffici capitolini non sono stati liberati in tempo e quindi ci siamo ritrovati a pagare 3 milioni di euro per 3 mesi, perché il sindaco Marino non è stato in grado di organizzare neanche un trasloco. C'è poi un'altra voce che desta molte perplessità, che sono i 6 milioni di euro per i servizi tecnologici, per le licenze software. Ora tutti noi abbiamo un computer e sappiamo benissimo le licenze software quando scadono, quindi sono una spesa che sicuramente si può prevedere con un certo anticipo. Non si capisce come sia andata a finire un assestamento di bilancio 3 mesi dopo l'approvazione del bilancio previsionale. Poi rapidamente mi vorrei soffermare sulla parte di ARAC. Voi sapete benissimo ARAC in questi giorni che condizioni versa. Si parla molto della ripatrimonializzazione di ARAC, 180 milioni di euro. Il Comune come pensa di individuare questi 180 milioni di euro? 40 milioni di liquidità che al momento non sono contenuti nel documento di assestamento di bilancio, quindi non si capisce questi 40 milioni di euro da dove usciranno fuori. Ma poi ancora più interessanti sono i 140 milioni di euro
che dovrebbero derivare dal conferimento dei treni GAF, perché il comune un anno e mezzo fa ha comprato dei treni per ATA, quindi non si capisce innanzitutto questi treni GAF a che titolo siano stati utilizzati da ATA, anche se la proprietà era del comune. Soprattutto il Comune di Roma deve poter inserire nello stato patrimoniale, cosa che noi non abbiamo visto, e poi, cosa ancora più importante, il codice civile ci dice che quando si fa un conferimento di patrimonio va fatta una perizia del tribunale, perizia del tribunale che ad oggi non c'è. Quindi sono stati dati fuori questi premi e con questo si pensa di ripatrimonizzare l'area. Tutto questo senza dimenticare che questa cifra di 180 milioni di euro dovrebbe essere soggetta al patto di stabilità, cosa che ovviamente ci porterebbe a sforare. Lascio la parola per le conclusioni a Marcello. Sì, buongiorno a tutti, parlo dell'ultima varia che abbiamo trovato su questo bilancio, non meno importante. Intanto è interessante vedere come è stata fatta. Se andate a vedere, sono proprio le ultime 10 righe della delibera, in cui si dice, nelle more del perfezionamento del regolamento sulla gestione degli immobili, si riporta nell'allegato C l'elenco degli immobili dati in concessione o da dare in concessione, o locali o da dare in locazione. Ci siamo andati a vedere questo allegato C, lo potete vedere, sono 34 pagine contenente ciascuno 60 immobili, quindi stiamo parlando di circa 2040 immobili che si vanno a dare così in concessione o in locazione. Il primo rilievo che abbiamo fatto, che faremo comunque quest'oggi, è che esattamente come fu per la delibera di vendita del patrimonio, una delibera di questo tipo innanzitutto non c'entra nulla con una manovra di bilancio, quindi non deve essere fatta una manovra di bilancio, ma deve essere una delibera ad hoc come quella di vendita del patrimonio immobiliare che deve passare per il Consiglio Comunale. Perché viene fatta così? Appunto viene fatta una postilla di 6 righe rimandata a un allegato in maniera tale da acquisire un avallo da parte del Consiglio Comunale, firmando in questa maniera una sorta di termine in bianco alla Giunta per operare con una prevede riguardo alla concessione, alla dazione e locazione di questi oltre 2.000 euro. Peraltro si rinvia anche a una delibera di Giunta, che poi quindi la Giunta dovrà attuare, che stabilisce che riguardo alla previa liberazione dell'immobile appunto da parte del Comune, gli ultimi nei confronti dei quali l'immobile verrà liberato sono, caso strano, guarda caso, proprio gli enti, le associazioni e le cooperative. Quindi questo è quello che abbiamo visto su questo bilancio. E su questo bisogna dire una cosa. Questo bilancio ci è stato consegnato 3 giorni fa, abbiamo dovuto fare delle montate per spuntarlo, e soprattutto non c'è stata data, questo tanto per farvi capire come si lavora e quali sono le modalità di trasparenza di questa casa di vetro che avevamo messo sul sito di Marino, non c'è stata ancora data la relazione dell'ONF, cioè dell'organismo appunto che dovrebbe controllare i bilanci, quindi ce li siamo dovuti controllare da noi in assenza della relazione del soggetto che dovrebbe controllarli, che la sta consegnando proprio in questo momento in commissione bilancio, ma ce la dovremo poi vedere pochissime ore visto che il bilancio quest'anno a terra l'ha approvato. Altra cosa, dopo il nostro comunicato di ieri, il comunicato riguardo a questa conferenza stampa, quindi alle 12, si è svolta una commissione bilancio alle ore 13 in cui il parlamentare, nonché assessore Causi, nonché assessore dell'aeroportone che lasciò Roma praticamente fallita, ci ha detto che ora valuteranno, visto che la questione è emersa, se stracciare o no questo elenco di 2.000 immobili. Per il momento ancora non abbiamo la certezza. Diciamo, per fare una valutazione complessiva, noi su questo bilancio abbiamo visto numerosissime anomalie, cioè quasi da anno in proroga, questa è la verità, perché poi se andate a vedere la voce di bilancio si stabilisce appunto dal 1 agosto al 31-12, degli appalti che riguardano appunto gli anni già soggetti a mafia capitale, mi riferisco appunto all'emergenza abitativa, c'era tutto il tempo per fare le gare, soprattutto come ha detto Daniele c'erano le disposizioni per fare le gare. Allora ci chiediamo come mai, che cosa faceva il sindaco Marino, che cosa faceva i vari assessori della legalità che sono stati nominati, che cosa facevano i vari commissari, ci sono aumenti di importi sempre e quindi proprio per quanto riguarda gli immigrati, che anche no, aumenti su appalti che sono stati recentemente affidati per valori spropositati. Quindi sostanzialmente quello che vogliamo dire è questo.
Fino ad oggi, da quando è scoppiata Mafia Capitale, si è voluto far passare questo concetto, il concetto in base al quale il sindaco Marino è una brava persona, è una persona onesta, non si è accorto di nulla, non si è accorto di 200 milioni delle somme urgenze passate sui vari bilanci, non si è accorto dei 35 milioni per l'emergenza abitativa che, guarda caso, ritorna con questo assestamento di bilancio, non si è accorto di ok, ci va bene, come dice un noto principio civilistico, no? La buona fede si presume, noi la presumiamo, però a questo punto aggiungiamo un quid in più. Da quest'oggi c'è un qualcosa in più. Le anomalie, quelle che per noi sono delle anomalie, magari ci sbagliamo, magari no, ora quando vedremo anche la relazione dell'ora, fra l'ultimo minuto lo vedremo, noi gliele stiamo debitamente, in maniera collaborativa e propositiva, adesso che si dice che non collaboriamo, stiamo collaborando. Gliele stiamo segnando, di tal che se il sindaco Marino, il PD, la giunta, la maggioranza quest'oggi approveranno questo bilancio, non si potrà più dire che il sindaco Marino lo approverà inconsapevolmente, avrà piena consapevolezza delle anomalie che gli stiamo segnando. Quindi gli diciamo una cosa, sindaco Marino, fermati, fai un passo indietro, non approvare questo bilancio. Riconsegniamo questi due anni veramente alla storia come i due anni più brutti della storia di Roma, peggio anche di quelli del mare, dove la miglior cosa che abbiamo visto sono stati gli servizi dell'ATAC, la peggiore mafia capitale. Fai un passo indietro, torniamo dai cittadini per far decidere al loro da chi deve essere governata onestamente questa città. L'altro esempio, come facevamo precedentemente i nostri consiglieri, è appunto
sta tutto nelle proroghe dei determinati appalti, sempre rispetto all'emergenza abitativa, e le cooperative coinvolte sono le stesse, parliamo di cooperative legate al convegno di operazione come Domus Caritatis o la cooperativa Eritas 29, che è riconducibile appunto a Buzzi. Ricordo a tutti che Mafia Capitale scoppia il 3 dicembre dello scorso anno, quando vengono arrestati Buzzi e Carminati. A distanza di 8 mesi, in questi 8 mesi drammatici per la città e drammatici anche per Marino, il quale, ripeto, non ha governato Roma, ma si è occupato esclusivamente dei suoi guai interni al Partito Democratico, più o meno quello che sta accadendo oggi in Sicilia con Crocetta, questi scandali, questi sperperi, questo spreco di denaro pubblico, di denaro dei romani, è proseguito. Ripeto, da oggi non c'è più Ignavo Marino, c'è Ignavo Marino, un sindaco privo di volontà, privo di coraggio e essenzialmente vile, nonché incapace di risolvere i problemi della città. Grazie a tutti.